C'è una guest star in particolare che vi piacerebbe avere in una delle prossime puntate? Beh, non ci facciamo mancare niente, quindi spaziamo anche negli attori americani. Abbiamo avuto l'anno scorso Thor di Beautiful, quello Doc. No, diciamo che abbiamo ovviamente una serie di desiderata che vorremmo realizzare, però cominciamo benissimo, perché cominciamo con Stefano Accorsi, che ha partecipato a Sensualità 11 con la stessa attenzione e concentrazione che si dedica normalmente a un film. Quante ore di preparazione sono necessarie per entrare nei vostri personaggi? Diverse ore sicuramente al trucco, perché appunto Jean-Claude e Madre comunque hanno un trucco abbastanza particolare, curato eccetera, poi la vestizione, quindi possiamo dire un 3 ore, 2 ore e mezza, 3. Sì, poi per entrare noi psicologicamente nel personaggio zero, perché ormai anzi io ho il dubbio di essere più Jean-Claude che Marcello, e posso garantire anche Simona è più Madre che... Che dico certo, ma sono anche preoccupata nel dirlo. Com'è cambiata la comicità negli anni e quanto è difficile far ridere oggi tenendo conto del politically correct? Il politically correct è un'ottima intenzione che nel campo della comicità è molto rischiosa. Bisogna riuscire a non offendere nessuno senza però farsi troppi problemi a scherzare sugli altri. La comicità è cambiata moltissimo. La nostra, parlo del gruppo, del nostro gruppo, è cambiata perché fa tantissimo uso, per esempio, al di là del dire battute eccetera, di tecnologie di post-produzione eccetera, perché a me piace fare qualcosa che sia divertente ma che colpisca anche l'occhio, diciamo. E in questo senso abbiamo fatto dagli esordi Sensualità molta molta strada, anche se la scrittura, che è una scrittura politicamente scorretta, ecco, è corrosiva, e credo che sia rimasta dall'inizio ai giorni nostri, ecco. Però certamente l'uso tecnologico ha dato una rinfrescata significativa, ecco, questo sì.